Se proprio si deve fare questo, si deve portare avanti questo progetto di avere un tribunale delle imprese che abbia specializzazioni rispetto alle materie delle imprese, allora quello che noi diciamo alla maggioranza è garantite che ce ne sia uno per ogni tribunale. È molto semplice, Presidente. Qui non c'è una forza di opposizione che non concorda sul progetto che ha messo in atto il governo e la maggioranza, però pur non concordando chiede almeno cercate di migliorare la norma e di garantire che tutte le imprese abbiano un tribunale delle imprese all'interno di ogni tribunale e che non debbano invece recarsi nel capoluogo di regione con conseguenti costi aggiuntivi e quindi con conseguente impossibilità per un piccolo e medio imprenditore di chiedere giustizia. Grazie. La ringrazio. Onorevole Molteni. Grazie Presidente. Innanzitutto, Presidente, esprimo il voto favorevole da parte del gruppo della Lega sull'emendamento Bonafede. Condividiamo la necessità e l'opportunità, proprio per le motivazioni opportune che sono state formulate nella parte conclusiva dell'intervento da parte della collega, di poter prevedere il Tribunale delle Imprese, evidentemente laddove le imprese ci sono, e non unicamente nei capoluoghi di regione. Ovviamente ci sono alcuni territori, Presidente, che hanno una vocazione economica particolarmente accentuata e proprio a seguito della riforma dell'ordinamento delle circoscrizioni giudiziarie molti territori si sono visti ovviamente tolto il proprio tribunale, soprattutto territori che avevano una particolare vocazione economica con una conflittualità legate all'attività economica medesima particolarmente accentuata e pertanto togliendo il Tribunale di territorio, in modo particolare le sedi distaccate, le difficoltà e i costi per le aziende medesime sono aumentate. Però credo che sia opportuno e necessario fare alcune considerazioni di carattere generale su questo provvedimento, annunciato come la grande riforma del processo civile. Questa riforma venne annunciata in una famosa conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio e da parte del Ministro della Giustizia il 30 giugno 2014. Siamo a marzo del 2016 e questo disegno di legge prende oggi avvio. È un disegno di legge che dovrà ovviamente essere approvato dal Parlamento, dalla Camera, dal Senato. Presumo che dopo l'approvazione da parte della Camera il Senato ovviamente vorrà, come spesso, come sempre è capitato, rimodellare il lavoro fatto dall'altra Camera. Il testo probabilmente verrà modificato e tornerà qua. È un disegno di legge delega, proprio perché l'attuazione di una delega, e sotto molti punti di vista si parla di una delega in bianco, con una carta bianca che viene sostanzialmente data al governo per disciplinare aspetti fondamentali. Oggi, adesso parliamo del Tribunale delle Imprese, successivamente parleremo di una vera e propria rivoluzione che è la cancellazione del Tribunale dei Minori con la sostituzione del Tribunale della Famiglia e su quel punto noi faremo delle osservazioni, ma riteniamo che temi così importanti, che temi che riguardano il processo civile. Spesso e volentieri il Parlamento è stato chiamato a discutere di processo penale, mai di processo civile, ben sapendo che le difficoltà, i problemi, i costi legati all'inefficienza del processo civile nel nostro Paese sono tali da rappresentare un vero e proprio disincentivo anche agli investimenti economici nel nostro Paese, se è vero come è vero che l'eccessiva lungaggine e l'eccessiva, o meglio, l'irragionevole durata dei processi civili nel nostro Paese è un evidente disincentivo all'investimento che costa circa un punto di PIL. E vista la magra crescita che oggi tocca il nostro Paese, un punto di PIL è assolutamente fondamentale per il rilancio e la crescita economica del nostro Paese. Ci saremmo aspettati che il dibattito sulla riforma o sulla pseudo riforma del processo civile venisse fatta in modo diverso, non certamente dando delle deleghe, con dei decreti legislativi che dovranno essere attuati entro 18 mesi. Presidente, il problema è che oggi
il processo civile in Italia sta morendo, è un malato grave, e noi non possiamo pensare di guarire questo grave malato con una proposta di legge che entrerà in vigore tra 2 anni, molto probabilmente quando ci sarà un altro governo, perché da qui ai prossimi 2 anni aumenterà il numero dei processi, aumenterà il numero dell'arretrato. Oggi abbiamo qualcosa come 5 milioni, qualche migliaio in meno, circa 5 milioni di processi civili arretrati. Mi verrà detto, e successivamente verrà detto, che nel 2009 erano 6 milioni, è diminuito di 1 milione, però voglio ricordare che oggi lo smaltimento di questo milione è avvenuto in un solo modo, non attraverso il miglioramento e la velocità, l'accelerazione, la speditezza, l'eccellenza, l'efficacia del processo civile nel nostro paese, ma attraverso un'unica misura, che è quella di aver aumentato in modo esponenziale il costo di accesso alla giustizia da parte dei cittadini. L'aumento del contributo unificato in maniera esponenziale è stato l'unico deterrente che in questi 4 anni chi ha governato il paese, ovvero la sinistra, è stato l'unico strumento che ha saputo ipotizzare e formulare per poter deflazionare il carico giudiziario civile del nostro paese. Presidente, chiudo annunciando il voto favorevole da parte del gruppo della Lega a un emendamento giusto e di buon senso rispetto ad una proposta, quella del Tribunale delle Imprese, che rischia di rendere molto più caotico il funzionamento giudiziario del nostro sistema, in modo particolare a danno dei cittadini. La ringrazio, onorevole Molteni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole San Nicandro. Prego i colleghi al Comitato di 9 di dare un po' di ordine ai nostri lavori. E prima di dare la parola, non me ne vorrà, l'onorevole San Nicandro, salutiamo studenti e insegnanti del liceo linguistico De Santis di Trani che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Prego, onorevole San Nicandro. Io inviterei i colleghi a non partecipare all'ordalia propagandistica del governo parlando anche loro di riforma del processo civile. Per fortuna non lo dice neanche il titolo di questo disegno di legge: delega al governo per alcune modifiche al codice di procedura civile, perché di questo si tratta. Ora io mi riservo fra poco di intervenire sulla ispirazione generale e su quanto ha fatto la Commissione.